Negli ultimi anni la nostra società ha affrontato un enorme cambiamento in termini proprio di crescente digitizzazione e interconnessione, la famosa Internet of Things, e per cui sono cambiati anche le nostre modi di vivere, di lavorare e anche di fare business. Ad esempio, è ormai normale, grazie ai social, fare business online, comprare e ticketing, ma anche la parte financial ha avuto una fortissima e propensione verso l'online banking. Questo ha fatto che sì, se da una parte abbiamo portato nuove opportunità di business, trasformando il modo di fare business, dall'altra è cambiata anche l'esposizione verso i problemi di sicurezza e della cyber security. Quindi abbiamo trovato attacchi sicuramente più evoluti, ma sono tornati in auge anche attacchi che avevamo e conosciamo da tempo, tipo dalla metà del 1990, come il DDoS. Il DDoS fondamentalmente, in poche parole, è un attacco che fa sì che un servizio venga totalmente bloccato da una miriade di richieste improvvise, tutte nello stesso lasso di tempo. Il risultato qual è? È che la banda viene saturata e quindi il servizio non riesce a rispondere, perché non è stato mai progettato per rispondere, a migliaia e migliaia di risposte che deve dare in un lasso di tempo piccolissimo. Oltre a questo classico denial of service, il distributed denial of service è diventato anche più intelligente, appunto, sono passati più di 20 anni e quindi hanno cominciato a fare attacchi non solo mirati nel lasso di tempo, ma anche attacchi che lasciano pending sessioni TCP/IP, per cui il server rimane in attesa, lasciando quindi le sue risorse in qualche modo bloccate per risposte che non arriveranno mai. Oppure con richieste cifrate, per cui il servizio deve consumare la maggior parte delle sue risorse cercando di decifrare un messaggio che forse all'interno non ha nessun senso. Per questi tipi di attacchi, quindi, contromisure come firewall o IPS tradizionali non sono abbastanza, e lo dimostra una recente ricerca del Ponemon, che dice che negli studi finanziari il 60% di quelli intervistati hanno detto che sono stati vittime di attacchi DDoS e alcuni di questi addirittura in media 2 o 3 volte negli ultimi 12 mesi. Per contrastare quindi questa nuova minaccia, IBM ha messo in campo un servizio Managed DDoS, che nasce dal connubio dell'esperienza di IBM nel campo della sicurezza, grazie ai 12 Security Operations Center che gestisce in tutto il mondo, assieme alla tecnologia ConaSide Defender di Akamai, che è una risposta al DDoS innovativa, in quanto è un approccio di cloud, per cui tutto il traffico che va verso la risorsa che noi vogliamo proteggere in qualche modo viene convogliato in questo cloud, che è capace di fare un'operazione di pulitura del traffico anomalo o malevolo, facendo sì che solamente le connessioni titolate ad ricevere quel servizio possano raggiungere effettivamente tale servizio. In conclusione, il servizio Managed DDoS, nato dalla partnership IBM Akamai, permette alle aziende di erogare servizi volti alla business online in completa sicurezza.